a tutti ragazzi, lei è Alessia e lei è Martina e oggi c'è un nuovo video. Anche oggi, come ho detto sicuramente dal titolo, faremo un video abbastanza speciale che non facevamo da un bel po' di tempo. In questo video faremo dei biscotti, non semplici biscotti, ma appunto, come ha detto Alessia adesso, biscotti di Halloween. E niente, la ricetta non la prenderemo da internet, ma faremo i nostri biscotti speciali perché li facciamo noi a caso. Così. Sì, che ci mettiamo un bel po' di cose dentro, boh, per insaporirli. E poi gli daremo una forma halloweenosa, se si può definire così. E poi non abbiamo le formine, quindi dovremmo fare con il coltellino. Sì, dovremmo fare le forme con il coltellino e cercheremo di farla tipo a forma di zucca, a forma di pipistrello. E poi avevo avuto l'idea di ricoprirli per dargli un po' di colore, dato che non abbiamo nessun tipo di alimento per fare glasse colorate, eccetera. Allora avevo avuto l'idea di mettere il caramello sopra per dare un colore tipo aranciastro zucca, più o meno. E niente, raga, ora siamo in camera nostra sul letto di Alessia perché stiamo giocando ad Among Us. Sembra arancione, ma non è vero. È marrone. È legno. Comunque, stiamo giocando ad Among Us, comunque niente, ora ci teletrasportiamo in cucina in 3, 2, 1. Eccoci qua, ragazzi, c'è solo un piccolo problema. Ci siamo accorti, abbiamo appena finito di pranzare, è tutto ancora sul tavolo. Quindi ora sperchiamo un attimo, 3, 2, 1. Eccoci qua. Abbiamo finito e niente, adesso vi possiamo dire tutto l'occorrente. Ovviamente mi raccomando, prima di iniziare a lavorare lavatevi sempre le mani. Gli ingredienti per cui sono 60 g di zucchero, 250 g di farina, un uovo, 150 g di burro e mezza bustina di lievito per dolci oppure 8 g. Inoltre, per il caramello che andremo a mettere sopra, occorreranno altri 60 g di zucchero. Bene, iniziamo. Iniziamo mettendo nella ciotola burro e zucchero. Prima lo zucchero. Il burro, prima di metterlo, dicevo, tagliatelo in piccoli pezzi. Così va bene. No! Bene, adesso che l'abbiamo tagliato a cubetti, mettiamo un cubetto per volta. Brava. No, ma... No! Uno per volta. Uno per volta. Uno. No! Due. Basta. Se è uno per volta. Voi mettete uno per volta. A questo punto dovete mescolare con le mani così, fino a che il burro non si incorporerà bene con lo zucchero. Fatevi aiutare da qualcuno che non sia mia sorella. Comunque, ho appena finito di incorporare... Sembra neve finta. Ho appena finito di incorporare il burro con lo zucchero, come potete vedere, questa è la consistenza. Bleh. A questo punto... Cioè, no, raga, ma sto a dire? Devo aggiungere l'altro burro per incorporare solo il primo cubetto. No, il secondo che ho messo io. Già. Comunque, ora continuo, vi avviso appena finisco. Avessi che mi inquadra a caso, vabbè, tralasciamo. Che poi ce ne mancano più o meno pochi. Raga, il movimento che dovete fare per incorporare tutto è questo. Sempre così. Vi consigliamo di lavarvi le mani con l'acqua calda prima, perché se avrete le mani calde il burro si scioglierà più facilmente e quindi incorporerete meglio il tutto. E quando state per finire, mi raccomando, mettete tutti e tre in un solo colpo. Come no, non lo fate. Eccoci qua. Bene, raga, ho finito, nonostante gli scherzi di Alessia. Ho finito, questa è la consistenza. È normale che sia molto, molto appiccicosa. Comunque, a questo punto dobbiamo aggiungere la farina. Quindi, ti prego, me la aggiungi, dato che io sono, diciamo, questa. Tutta in una volta? Sì, vai tutta. Grazie. E incorporate il tutto. Aspetta un altro po'. Grazie. Ce n'è più sulla mia mano. Vabbè. Niente, raga, incorporate il tutto per qualche minuto. Allora, raga, una volta raggiunta questa consistenza, cioè dovete mescolare proprio pochissimo. Guardate, cioè, questa consistenza qui. Tipo che si deve fare, esatto, tipo plastilina, che si devono fare delle rotine. A questo punto aggiungete l'uovo. Che io adesso Martina mi inquadrerà, e no, però la fine della strada. Ma come ti faccio inquadrare? Aggiungi, vai.
Adesso? Bene ragazzi, adesso Alessia, dato che io non posso perché le mani tutte sporche, adesso Alessia aggiungerà l'uovo e aspetta, se posso tenerli pronti perché adesso c'è da vedere delle belle. Perché se no sono molto su. Vai, alle veloce. Vai. Aspetta, si scopre che è un pulcino. Sì, sì. Già partiamo male. Vado. Williams. Vai. Arrivo. Williams. Vado, ti prego. Ehi! Madonna. Ma vale. Ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. È una pappetta. Sì, vabbè. Ora vallo a buttare. Vallo a buttare, veloce. Ma no. Ale, vai a stoppare il video. Un attimo, che prima sono buttato l'uovo. Ah. Arrivo. Ma che ti sciocco fuori le mani? No, vabbè, raga. Sto video dura da 2 anni solo per l'uovo. Qua. Aspetta. Veloce. Che vuoi vabbè, raga, una volta messo l'uovo, possibilmente meglio di come l'ha messo Alessia, dovete impastarlo, ebbene sì, con le mani, ragazzi. Poi se vi esce un pulcino, questa sarà la situazione attuale, ma raga, dopo diventerà una pappetta, cioè diventerà una, proprio una pagnotta di impasto. È normale che all'inizio sia così. E niente. Ciao. Ciao. Si è stoppato il video? No, vabbè, ok, ciao. Voi nel frattempo pensate come far impazzire vostra sorella. Una con il frattempo, che lei, quella cosina là, io mi mangio, certo, i pistacchi. Come sfruttare? Dopo aver fatto un cervello, che si deve fare? Bisogna continuare a fare la pagnotta. Di cervello? Sì, come no. Raga, poi se volete usate anche il tagliere, noi lo usiamo così, come, perché? Per metterci la pasta e per lavorarla. Meglio. Dopo aver fatto la pagnotta però, ho copiato le sue stesse parole. Come sempre ci siamo dimenticati una cosa, che noi mettiamo sempre i cereali. Sì, i cereali per renderlo più croccante, ovviamente sono facoltativi, quindi rimettiamo la pagnotta dentro perché ci dobbiamo aggiungere i cereali. Ok, adesso stiamo mettendo i cereali e poi dopo facciamo la pagnotta e lo mettiamo là. Esatto. E lo... Raga, no, abbiamo dimenticato una cosa. Ancora? Sì, dobbiamo mettere il lievito dopo. E anche il lievito. E poi dopo mettiamo la pagnotta, la mettiamo là e facciamo delle forme. No, non delle forme, che cosa? Che facciamo? Niente. Le zucche. Poi vi dico. E poi mettete il lievito. Quindi ora l'abbiamo aggiunto e ora continuo a mescolare. Adesso potrete mettere la pagnotta sul tagliere. Raga, poi noi abbiamo messo un goccettino così piccolo di latte. Una volta finito l'impasto, impacchettatelo, tra virgolette, in un po' di pellicola. A questo punto mettetelo per circa mezz'ora nel frigorifero. Ecco fatto. Intanto riordiniamo. Ecco fatto, ora aspettiamo mezz'ora. Ragazzi, è passata mezz'ora e adesso andiamo a toglierlo dal frigo. Scusate. Comunque, eccolo qua, non è molto freddo, ecco, è normale. E adesso andremo a prendere un tagliere e lo andremo a stendere per fare le forme. Eccolo qui, ovviamente è diverso dall'altro. Questo è più largo e adesso prendo, esatto, un mattarello. È tipo per la pizza. Sì, ora prendo il mattarello. No, è per la pizza. Bene ragazzi, quindi ho preso il mattarello e un bicchiere perché ora andiamo a stendere un pezzo di questo, non tutto per volta, anche perché non ci entrerebbe. E iniziamo a fare dei cerchi, poi con un coltellino intaglieremo la faccina della zucca. Comunque ci siamo ricordati che dovete prima mettere sia della farina, sotto, e anche sul mattarello, si perché sennò si appiccica. Per mettere la farina sul mattarello mettete un po' di farina sul ripiano e fate così e fatela attaccare, perché se la volete mettere sul mattarello ci metterete un bel po' e non so nemmeno se vi riuscirà. E poi dopo ci potete stenderla sul vostro piano da lavoro, diciamo così. Raga, poi prendete una teglia, perché credo che i biscotti alla fine verranno tipo 30, e poi mettete della carta forno. Eccola qui. Bene raga, abbiamo deciso che Alessia stende la pasta e fa i cerchi col bicchiere, mentre io mi occupo di fare le faccine. Ebbene, ecco a voi la prima. Ho deciso che ne farò alcune con la faccia sorridente, altre con la faccia arrabbiata, altre con la faccia triste, insomma, le farò di varie fantasie. Raga, comunque, se vedete che il mattarello si sta attaccando, avete messo anche la farina, dovete metterla anche un po' sopra l'impasto, sì, quando l'avete già steso, ovviamente. Mm-hmm.
E niente, ora mi dedico alle altre. Ragazzi, questa è la prima teglia, come potete vedere ho fatto faccine abbastanza diverse. E ad esempio vedete, questo è un po' più cerchio, insomma, vabbè. E ora lo inforno. Bene ragazzi, quindi infornate a 180 gradi per circa 8 o 10 minuti. Bene raga, la prima teglia è pronta. Eccola qua. Eccola. Là ha messo la teglia che ha infornato prima. E qui altri biscotti. Abbiamo che la deve seconda infornare. Teglia pronta. Alcuni li ho fatti normali, altri con le faccine. E ora inforniamo la seconda teglia. Sempre 180 gradi per 10 minuti. E niente, ci vediamo tra 10 minuti. Intanto che la seconda cuoce e che la prima è lì fuori al balcone ma non si vede, abbiamo finito anche di fare la terza teglia che è venuta un po', vabbè, così. Questo è stato l'ultimo, quindi insomma la forma che gli abbiamo dato, scialla. E niente, ora aspettiamo che quella finisce di cuocere, poi cuociamo questa e dopo aver cotto tutti quanti i biscotti faremo il caramello. Là c'è già il pentolino. Allora ragazzi, questi stanno raffreddando comunque. Ho già messo il secondo tagliere per la prossima teglia. Alessia intanto sta sciacquando il barattolo in cui metteremo i biscotti, quello che abbiamo fatto nei video precedenti. Allora raga, tra un minuto esatto togliamo anche la seconda teglia. Comunque vi spiego brevemente perché poi devo togliere la seconda teglia. Che i biscotti che abbiamo fatto tondi senza la faccina ci metteremo sopra il caramello, come avevamo già detto. Invece in quelli che hanno la faccina li cospaggeremo o di Nutella o di crema di pistacchio. Ovviamente voi potete anche decidere di lasciarli così e mangiarli normali. Bene ragazzi, la seconda teglia è pronta. Togliamola e la andiamo a mettere fuori come la prima. Yeah. A questo punto inforniamo anche l'ultima teglia. Bene ragazzi, anche la terza teglia è pronta. E adesso possiamo iniziare a fare il caramello. Bene ragazzi, ho acceso il fuoco per fare il caramello. Ora aggiungo un goccettino minuscolo d'acqua. Va bene. E inizio a mescolare. Bene raga, vedete, è quasi pronto, però ancora no. E niente, vi aggiorno appena lo devo versare sui biscotti. Ecco qua raga, dovete essere molto molto rapidi in questa impresa. Perché il caramello, come sapete, si scioglie molto velocemente. Mi raccomando, voi fatevi aiutare da un adulto, raga. Ok. Bene ragazzi, ecco fatto. Adesso dobbiamo farcire gli altri, alcuni con Nutella, altri con burro d'arachidi e altri con crema di pistacchio. Il risultato tra 3, 2, 1. Ed ecco ragazzi il risultato. Allora, qui ne abbiamo un po' misto. Abbiamo uno con la crema di pistacchio, uno con la Nutella e una col burro d'arachidi, che vabbè non si vede perché è lo stesso colore dei biscotti, il burro d'arachidi. E poi ne abbiamo due col caramello. Qui ne abbiamo tutti col caramello e qui sempre burro d'arachidi, Nutella e pistacchio. Allora, adesso è il momento critico. Dobbiamo assaggiare. Io sinceramente non so quale assaggiare, ma io sinceramente ho già deciso. Io assaggio questo col caramello. Vado. Buono. Quale? Burro d'arachidi. Ok. Buono. Questo qua, io do l'insalato e questo qua è salato. Già.